È vero, è così. Allora, dopo aver visto il suo Sanremo, pensavamo davvero di sapere tutto di lui, e invece no, perché continua a stupirci con questa ultima interpretazione, ma io direi trasformazione. Tra poco vedrete qualcosa di straordinario. Potrebbe essere il nostro De Niro, ma è molto, molto più simpatico e non solo. Guardiamo chi è con Linda Celani. Bettino Craxi in questa nuova avventura cinematografica, Pier Francesco Favino, il più internazionale dei nostri attori e uno tra i più bravi a plasmare perfettamente la propria immagine sui personaggi che interpreta. Così è stato anche per Tommaso Buscetta nel Traditore, pellicola di Marco Bellocchio in concorso al Festival di Cannes, che gli ha regalato l'ultimo dei tanti premi della sua carriera, consegnato dalla compagna di una vita e mamma delle sue due figlie, Anna Ferzetti. Se non ci avessi già provato ci riproverei. Favino ha studiato all'Accademia d'Arte Drammatica. Nel 95 debutta con il film Pugili. Il successo arriva con L'Ultimo Bacio. Da lì sarà una fatica dopo l'altra, perché nonostante si consideri un privilegiato per essere riuscito a vivere del lavoro che sognava da bambino, l'attore non si risparmia investendo tutto se stesso. Dammela a me questa! La tengo io questa! Per la fiction Gino Bartali, l'intramontabile storia del grande ciclista, ha corso oltre 5.000 chilometri e anche nella durezza di quelle pedalate ha compreso qualcosa in più di quell'uomo straordinario, giusto tra le nazioni. Ha lavorato moltissimo su set internazionali e si è misurato con successo nella difficilissima prova del palco di Sanremo, dove non sarebbe bastato essere solo un grande, grande attore. Almeno te l'avrò detto! Quello che ti devo dire. Ed è con immenso piacere che accogliamo qui alla Vita in Diretta Pier Francesco Favino. Ti ho messo, caro, sono molto contento di averti qui, benvenuto. Io, grazie. Ti abbiamo messo Despacito, perché con questo Despacito il pubblico ha scoperto 2 anni fa a Sanremo, non solo con Despacito, ma con tutte quelle meravigliose performance e sorprese che ci ha regalato, che oltre al grande attore, che noi conosciamo, ma che stasera scopriremo ancora di più, sei anche uno showman. Poi parleremo anche di Sanremo, però voglio subito partire, e chiedo attenzione al pubblico, con questo personaggio di cui parliamo questa sera, perché il nostro Pier Francesco Favino è nelle sale con un cinema, con un film di Gianni Amelio, che ho visto nel fine settimana, che mi ha molto emozionato perché mi ha riportato indietro a un'epoca in cui io mi ricordo bene quei fatti, anche se sono passati alcuni anni, una ventina d'anni, e parliamo di questo film su Bettino Craxi. La cosa che mi ha colpito di più è questa grande trasformazione che sei riuscito a mettere in scena. Come hai fatto? Ma un po' le due cose secondo me si toccano, cioè se ballo Despacito e canto e mi diverto a fare quella cosa, mi diverto a fare anche questa. Le persone normalmente pensano che siano cose molto diverse. In realtà c'è un grande divertimento anche in questa trasformazione qui, ovviamente con un altro tipo di rispetto della serietà dell'argomento. Però 5 ore e mezza di trucco ogni cinque giorno. 5 ore e mezza ogni giorno? Per quanti giorni? È più o meno per 2 mesi, per cui diciamo che il trucco l'abbiamo messo su 44 giorni, il trucco è di Andrea Leanza e Federica Castelli. L'idea di questo film è di Gianni Amelio, che prima di me ha avuto la sensazione che io potessi fare questo personaggio. Io all'inizio ero un po' spaventato, però insomma questo percorso è stato sicuramente un percorso diverso e nuovo. Stiamo vedendo nell'Edual, ecco, i due Bettino Craxi, come vedete c'è una somiglianza impressionante, ma la cosa che impressiona di più è la postura, la voce, la mimica, gli atteggiamenti, che sono esattamente quelli. Ma a proposito di trucco, guardate come Pier Francesco Favino si è trasformato in Bettino Craxi. Abbiamo una clip, un time lapse, che ci fa vedere come sia stato possibile in queste 4 ore e mezza arrivare a questa trasformazione. Sì. Tu hai parlato di varie fasi, nel senso che è vero o no? Sì, nel senso che durante, nell'avvicinarsi a questa, a quella che era il risultato finale, c'erano dei passaggi di mezzo. E però se li vuoi vedere. Ecco, vediamo questa clip allora. Quali sono, ragazzi? 4:50 del mattino.
parlando con me? You talking to me? Oh, gol! Cambiato qualcosa. Siamo diventati effettivamente parte di questo film. Beh, però adesso molti ti hanno detto, l'ho detto prima nel lancio, potresti essere il nostro De Niro, ma anche il nostro Volonté, cioè questa è una ulteriore, diciamo, non c'era bisogno, però dimostrazione del tuo grande talento. Ma sai, ce n'era bisogno, nel senso, per quello che mi riguarda, nel senso che gli attori vivono di due cose principalmente, dei ruoli e dei registi, e la fortuna di aver avuto, devo dire, a breve distanza di tempo la possibilità di lavorare a due personaggi bellissimi come Buscetta e Craxi, certo, con due meravigliosi registi e maestri come Bellocchio e Amelio, non capita tutti i giorni e sono molto felice di averlo potuto fare. Beh, certo, però adesso non voglio adularti, però certamente, insomma, c'è un immenso talento che viene fuori ogni volta e che sorprende il pubblico ogni volta. Non è facile in ogni cosa che si fa riuscire a emozionare, a convincere il pubblico come riesci tu, perché questa è una questione anche di credibilità che tu acquisti con il personaggio che interpreti. Penso anche che sia una cosa di passione, nel senso che a me piace molto quello che faccio, mi ci metto tanto, ho molto rispetto del pubblico, ho molto rispetto del fatto che per andare al cinema oggi comunque le persone lasciano la loro casa, parcheggiano, pagano un biglietto, magari vanno anche a mangiare fuori, tirano fuori soldi, tempo, si dedicano del tempo, quel tempo e quei danari non voglio deluderli. Mi sembra molto giusto in un'epoca in cui veramente andare al cinema è diventato qualcosa di non automatico come era un tempo. Io devo dire che però la sala sabato scorso era piena, la gente era molto silenziosa e molto attenta, perché è un film, ribadisco, che ti riporta a un'epoca, a un momento storico, 20 anni fa, ma è giusto recuperare anche la memoria di quello che abbiamo vissuto. Ma ne parleremo dopo, ti farò vedere, sì, anche una clip. Adesso vorrei tornare a quello che tu, in un'intervista che ho letto qualche giorno fa, hai definito un momento di svolta della tua carriera, cioè Sanremo. Sì. Tu hai detto che c'è stato un prima e un dopo. Certo. Perché? È perché se in questo momento le persone a casa mi stanno guardando è perché io sono entrato a casa loro in un altro modo. Mi è successa una cosa molto bella qualche giorno fa. Io stavo uscendo da un ufficio, una signora che abitava in quel palazzo stava tornando a casa, mi ha fermato e ha voluto parlarmi, e sono stato molto felice di questo. E alla fine, andando via, ha detto una cosa veramente molto bella, cioè: ci torni a fare compagnia. Ecco, questa cosa qui che voi fate tutti i giorni, voi lo sapete. Per chi invece viene dal mio mondo, ecco, forse questa consapevolezza qui io l'ho acquisita lì. E io so che se ci sono persone che in questo momento stanno andando anche al cinema o che ci sono andate, ci vanno anche perché sono diventato familiare per loro. E i nostri grandi attori di un tempo erano parte della nostra famiglia, un po' io vorrei farlo. Ed è proprio così, ti vorrei allora farvi vedere. La nostra Elena Martelli con Alessandro D'Alessandro hanno selezionato un best of tuo a Sanremo, guardiamo. Grazie. Donne, tu du du da da da, il mio nome sarà su navi per mari. Confusione sarà perché ti amo e tu la vola, colomba bianca vola. Me voy acercando y voy armando el plan, quiero desnudarte a besos y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube! Dall'Alpi alle piramidi, dal Fazzano al Reno, di qua inseguro il fulmine, tenete tra il baleno, scoppio da Cinzaltana e da l'uno all'altro mar. Tu sei la donna più invidiata dell'Ariston, e sai perché? Perché ti ho portato questo da mangiare a te e a mia figlia, perché... Il pubblico apprezza molto. Ci ritorni a Sanremo quest'anno? Non so se ci ritorno, però devo dire che sono molto legato a Sanremo. Se ci fosse l'occasione lo farei, però
voglio dire, auguro in bocca al lupo a chi se ne deve occupare, perché è una Adam bellissima Adeus, cosa, la conferenza stampa, queste 11 protagoniste, per tutti gli ospiti annunciati, noi come sai siamo partner chiaramente del Festival di Sanremo, quindi se ci sarai ti aspettiamo. Grazie. Con gioia ci vediamo a Sanremo. Abbiamo visto nella clip tua moglie Anna. Sì. Mi racconti che famiglia hai? Anche tu due figlie. Qualche sera fa c'è stata qui Claudia Gerini che ci ha raccontato che le sue figlie, quasi adolescenti, una sono delle piccole star, una fa già, diciamo, cinema, ha fatto una fiction, l'altra è una canterina, ballerina. Come sono queste tue ragazze, diciamo così? Ma sai, loro vivono la quotidianità della nostra vita con tutto quello che di bello e magari di un pochino più difficile c'è. Noi tentiamo, io sono una persona che fa una vita, diciamo decisamente normale. Nel senso che soprattutto loro vedono quanto lavoriamo, quanto ci mettiamo di passione, di tempo. Perché anche la mamma fa Anna Ferzetti è la mia compagna ed è anche lei attrice. E è chiaro che sono cresciute con due genitori che fanno questo, quindi io che per esempio vengo da una famiglia completamente diversa non sapevo nulla di questo mondo, loro lo conoscono un po' di più, da una parte forse questo leva loro anche un po' del sogno, però far loro rendere conto anche del fatto che due persone appassionate come possiamo essere noi di quello che facciamo sono un buon esempio da questo punto di vista. Qualche cosa ci toglie, però è normale. Allora, abbiamo visto il rapporto col pubblico, c'è anche questa tua gratitudine che io condivido, perché io penso che quel lavoro che uno fa, l'attore, il conduttore, è un lavoro comunque di verità, quindi quando c'è passione e verità il pubblico lo riconosce e ti apprezza per questo, non è solo la popolarità, è proprio una questione di... No, penso che sia quello che uno trasmette, che trasmetti magari anche senza saperlo, no? C'è qualche cosa che sfugge fortunatamente anche al controllo di quello che vogliamo far vedere, e quindi magari quel qualcosa in più che le persone captano può essere la cosa per la quale ti vogliono vedere. Senti, e come gestisci il fatto comunque di essere uno dei sex symbol, diciamo, del nostro cinema? Ma non lo gestisco io, lo gestiscono loro. C'è stato un hashtag, no? Virale, insomma, Favino nudo, voglio dire, è stato un... Twitter era impazzito. Allora, ti assicuro che la mattina sono gonfio come tutti. Proprio... Senti, ti voglio fare vedere una fotografia che risale alle vacanze, diciamo, natalizie, sì, con questi altri quattro compagneros. Ma io ho immaginato che tu, eccoli qua, ecco, vediamo, no? Totti, Greggio e Cardi. Ecco, ma tu li avrai imitati tutti? No, sono inimitabili, i tre sono inimitabili. No, lo sforzo è stato che, sapendo che c'erano loro, mi sono dovuto rimettere in forma. Perché... Insomma. Beh, devo dire che due sono due atleti, no? Greggio, Ma guarda, Greggio è in una forma smagliante. Avete giocato... Abbiamo giocato a beach volley, abbiamo fatto una squadra e siamo... Vabbè, avete vinto? Non abbiamo mai avuto sconfitte, grazie ai due ai lati. Diciamo che io e Greggio eravamo l'anima tattica. Che facevi tu? No, io me la cavo, mi piace giocare, però cioè, è stato molto divertente. Molto divertente. Senti, allora, oggi una mia amica... che Laura Piazzi, con cui faccio la radio ogni tanto, Miracolo Italiano, mi ha detto, dice, sai che lui sa fare tutti i dialetti d'Italia. No, non è vero. E allora, io sono calabrese, quindi ora ti voglio fare un challenge istantaneo. Caro Massimiliano, ti mangiaste anduia? Ma mangiavo, ma come Massimiliano? No, Massimiliano, scusa, perché l'ho fatto apposta, ti volevo provocare. Ti volevo provocare, perché... Pierfrancesco. Se mi chiami Pierfrancesco, Massimiliano, capisco. Perché pensando alla Calabria ho pensato a Massimiliano, il mio compagno di scuola. Va bene, salutiamo a Massimiliano, però non c'entra niente. Non c'entra niente. Però avete visto che il challenge è stato superato, eh? Non è facile. Sai cosa mi dicono appunto i miei compagni di scuola quando io ora parlo calabrese, sono 30 anni che non vi ho più, dice, sai, sembri quelli che in televisione imitano i calabresi. No, ma la cosa bella è che quando tu torni, che poi tu parli così, sì, e ti dico, si sente il romano. Si sente il romano. Come si sente? A differenza. A differenza, si sente che non parli più dialetto. Che non parli più dialetto. Così. Allora, adesso però torniamo... No, voglio dire una cosa. Ho avuto la fortuna di andare in Calabria con un film che ho girato lì e ho scoperto la Calabria, che è un posto meraviglioso. È un posto, è una terra fantastica, è una terra baciata dal mare, dalla natura, le montagne, c'è tutto. Veramente bella. Davvero. E anche le persone, devo dire, sono sì, molto ospitali e generose. Sono contento che tu l'abbia detto. Allora, torniamo ad Amamet e vorrei vedere una clip
di questo film nelle sale, guardate. Quando era di buon umore, tuo padre faceva le imitazioni. Era bravissimo. A me mi rifaceva uguale. Non ne dubito. Ma faceva tutti, eh. Faceva il Democristiano, l'Irpino. Anche con le nostre differenze in termini politici, il nostro impegno deve essere sempre strumento del Parlamento. Ah, che risate. Ci assomiglia. Oh, ragazzi, avete visto? Che vogliono questi? Sono turisti. Secondo me è lui, eh. È lui, ma sì. È qua, al mare, sulla spazio. Sì, dai. Ma bravo. Ma ci credo. Ma qua è papà. Un ladro, il ladro più fiduso che abbiamo avuto. Ma perché? Che si arrubò? Si arrubò l'Italia. Questa scena è una scena forte del film, eh? No? Lui ha Mamet, sta passeggiando e questo gruppo di turisti lo affronta un po', richiama quello che è accaduto, no, all'Hotel Raphael col lancio delle monetine. Era un'epoca in cui quest'uomo qui da noi era vissuto come qualcuno che era scappato perché aveva insomma fatto qualcosa che non doveva fare. Non entriamo nell'aspetto politico perché sono passati 20 anni e ora i giornali sono pieni, no, della riscrittura della memoria di Bettino Craxi, ma non spetta a noi. Però vorrei invece parlare con te di come tu hai affrontato, avete affrontato in questo film quest'uomo. La cosa che mi ha colpito è il declino. Il film comincia, no, con l'immagine del congresso, questa piramide apocalittica, quindi simbolo della forza e del potere, e finisce proprio con la decadenza. Sai, quando tu sei chiamato a fare un uomo, che quest'uomo sia Amleto di finzione, che quest'uomo sia reale, quello che come attore tenti di fare è comprendere il suo punto di vista. Se io dessi il mio punto di vista a questi personaggi, probabilmente li tradirei. Invece il suo punto di vista di uomo mi interessava, mi ha interessato moltissimo, soprattutto nel percorso che dici tu. Un tempo proprio Shakespeare avrebbe preso un re per raccontare il suo declino, la perdita del potere, la perdita delle forze e la morte. Perché se capitava a un re, capita a tutti. Ecco, io penso che in qualche modo questa nostra, soprattutto di Amelio, visione di questo momento della vita di Craxi possa avvicinarsi a questo. Cioè un uomo che ha commesso errori, non ha commesso errori, come si vuole vederla, ma sicuramente si vede sfuggire consenso, potere, forza fisica, si avvicina alla morte e deve fare i conti con i suoi incubi, con le sue paure, con le sue relazioni, con i suoi affetti, con quello che lascerà. E credo che questa sia una cosa che capita e capiterà ancora a tutto il genere umano, da qui a quando resisteremo, insomma. Per cui forse vale la pena usare la storia per raccontare delle vicende che riguardano noi uomini. E anche per, in qualche maniera, guardare a quello che è stato con una, senza assolvere nessuno, ma con una... come ti posso dire, quasi una forma di misericordia che noi forse esseri umani dimentichiamo, perché poi alla fine siamo persone, possiamo sbagliare, ribadisco, la storia è scritta, la storia giudiziaria anche, ma c'è il lato umano che non dobbiamo dimenticare. Posso dire, e non dovrei, però posso dire che è un po' pericolosa la generalizzazione in questi termini. Io penso che il film non si occupi di questo. Questo è fuori discussione. Il film sia più politico di quello che sembri. Gianni Amelio non sceglie a caso di non dare nomi reali alle persone, cioè, intorno a quest'uomo. Neanche i figli hanno... Come se fosse nomi. Una specie di incubo personale. Sì. Allora, probabilmente quello che si vuole raccontare, al di là di quel decadimento, è anche l'andare incontro a una coscienza alla quale non puoi sfuggire. E questa coscienza è di un uomo che sicuramente degli errori li ha commessi, altrimenti non avrebbe perso quel consenso. Ora, ripeto, non sono un giudice, non sono, certo, un politico, di non noi. Mi occupo di questo e detesto anche parlare a nome di invece di chi se ne occupa di professione per passione. Però sicuramente invece penso che uno dei pregi del film sia la drammaturgia, cioè l'invenzione attorno ad un uomo così particolare, a una vicenda così complessa, che Amelio ha messo su carta e poi ha realizzato, perché... Oggi siamo tutti un po', come dire, facilmente ne parliamo, ma se pensiamo a fare un film su Craxi dal nulla,
È veramente complicato. Amelio ci è riuscito e ci è riuscito molto bene. Io sono d'accordo con te e richiama anche i grandi del cinema italiano, perché poi c'è un finale onirico che veramente ci riporta ai grandi come lo è Amelio. Andate a vedere questo film, perché davvero in questo film Pierfrancesco Favino si supera. Grazie di essere stato con noi, davvero. Restate lì, ci vediamo tra poco qui alla Vita in Diretta.